Ciao a tutti da Parafrance, benvenuti in questo video. È da un po' che non mi faccio sentire, è vero, ma purtroppo ho avuto un sacco di impegni tra lavoro e tutto il resto. Ormai siamo anche ad ottobre, anzi siamo a metà ottobre, ma comunque ecco qua i recuperi della Guerra Bianchina d'Amello dell'estate 2019. Non ho avuto molto tempo per girare, ma ecco quello che sono riuscito a trovare. Allora, iniziamo con un fantastico caricatore per il Gewehr 88 tedesco, in condizioni decenti. Un caricatore messo molto bene, in ottime condizioni, chiaramente a parte la ruggine, che è segno dell'età, non la toglierò mai dai miei recuperi. Per M95 austro-ungarico. Ecco qua. Poi abbiamo una serie di caricatori per l'M91 italiano in condizioni accettabili. Ecco, faccio vedere. La cosa bella è che questi caricatori li ho trovati tutti praticamente nello stesso punto. Sicuramente quelli italiani sono databili 1918. Eccoli qua. Abbiamo una fibietta abbastanza arrugginita. Un chiodo di uno scarpone. La maglia, presumo, probabilmente non sono riuscito a trovare niente di concreto. Di qualche nastro per mitragliatrice. E comunque, se sapete bene, se avete trovato qualcosa di simile e sapete riconoscerlo, non esitate a lasciare un commento qui in basso. Poi abbiamo 9 mm glissenti, che chiaramente ho già svuotato, quindi inerte. Un 8x50 Mannlicher. Un altro suo fratello. Qua abbiamo sempre un 8 mm Mannlicher con la classica punta completamente arrugginita. D'altronde usavano dei materiali più scadenti rispetto alle ogive dei noi italiani. Un e un 6,5 mm del 91. Qua. Qua abbiamo due copri spoletta. Questo qua sarebbe la custodia, la cover, tra virgolette, di un razzo universale tedesco o austro-ungarico, chiaramente. Copri spoletta italiano. Abbastanza accartocciato, però riusciamo a riconoscere la forma del proietto della spoletta. Una sicura per il petardo Tevenot, praticamente intonsa, come se fosse stata appena strappata. Ancora abbastanza elastica. Poi abbiamo un pezzo di grafite che, se voi sapeste dirmi di che cosa si tratta, mi raccomando scrivetemelo nei commenti, perché in Adamello ne trovo veramente tanti. Magari non sono della Grande Guerra, però Appunto. nelle zone Adamello, Presanella ne trovo veramente tante, di queste dimensioni e molto più piccole anche.
due ogive che hanno impattato, una francese e un'italiana, chiaramente tutti e due di utilizzo da parte del Regio Esercito Italiano. Per finire abbiamo un pezzo di una corona, non saprei dire di che nazionalità, e qua ne abbiamo un altro. Per finire, vabbè, uno Schrapnel, che se ne trovano talmente tanti che ho detto, ma sì, prendiamone uno anche per quest'anno, così come ricordo. E l'anello di tenuta di qualche telo, probabilmente cerato, che venivano utilizzati per coprire munizioni, e purtroppo quando non c'erano le coperte, servivano anche per coprire gli uomini. Per quest'anno è tutto, vi ringrazio per aver visualizzato questo video. Lasciate un like, seguitemi su Facebook, seguitemi su Instagram, così da rimanere sempre aggiornati. E grazie, ci vediamo alla prossima!